Lara, la gente mi ha fatto vedere le foto di Lakeview. È una cosa incredibile. Ti dico che quello è un appartamento meraviglioso. C'è anche un mini market al pian terreno. E poi la stazione della linea E è a 5 minuti a piedi. Vuol dire che arrivo in ufficio in 20 minuti, sì! Oh, Janet, non correre. Quanti appartamenti hai visto? Ho già fatto il contratto. Ti ho detto, cerca un appartamento. Non firma il contratto del primo che ti fanno vedere. Comunque, quant'è l'affitto? È 7,50 al mese. Quello ha detto che nel giro di un'ora lo dava a un altro. Non devi mai firmare un contratto del primo appartamento che ti propongono. Dio, mi stai stressando. La smetti adesso? Ho visto le foto su Debian, è bellissimo. La zona è sicura, almeno? Hai controllato? Lara! No, insomma. Sicuramente è meglio lì che a casa. Fammi parlare con Janet. Mamma, devo attaccare. È fatta comunque, ok? È fatta. Perciò... Volevo parlare con lei. Che sta succedendo? Va a vivere da sola? Perché devo essere io l'ultima a saperlo? Perché? Perché l'hai quasi ammazzata. Oh mio Dio! Ti ha raccontato questo? Ma quanto è meno drammatica! Ero lì in piedi. Suonavo la chitarra, mi sono girata, lei arrivava e l'ha colpita. La colpa è della chitarra, come no? Oh, credi davvero che abbia voluto colpire intenzionalmente Janet? Mamma, lo sappiamo benissimo tutte e due che eri ubriaca. E qual è il problema? Molte delle mie canzoni più belle le ho scritte da ubriaca. Senti, mi pare ovvio che sei in combutta con lei in questa... qualunque cosa sia. Quindi voglio che tu la trascini via da qualunque cosa sia e la riporti qui da me. Perché è una faccenda ridicola. Janet ha 24 anni e ha una sua vita. Ha il suo lavoro, sta insieme a un ragazzo. Perché non puoi essere solo felice per lei? Felice per lei e per il suo lavoro senza futuro. Quando ha una voce che le permetterebbe una carriera uguale a quella che ho avuto io. Sì, peccato che non ha nessuna voglia di seguire le tue orme. Perché è così terribile avere successo in una cosa che ti piace fare e in cui sei brava? Successo? Come no, giusto. Droga, alcol, disintossicazioni, matrimoni falliti. Forse per te ne vale la pena, ma noi non la pensiamo così. Ti ci vuole un gran coraggio, sai? A riassumere la mia vita... Come hai fatto? Io sono stata numero uno in classifica. Quando ero più giovane di come sei tu adesso. Tu invece cosa hai fatto? Tu e la tua sorellina. Dimmelo, quali obiettivi avete raggiunto? Abbia un po' di rispetto. Per voi la vita è comoda. Sì, altro che. E non vi pago l'affitto per nessun appartamento. Bambina, come hai fatto ad arrivare prima di me?
tutti, è fantastico. Che vista meravigliosa. È perfetto, è una cosa straordinaria. Ehi, ti ho portato un po' di tè verde. Il tè verde lo odio, Lara. I traslocatori sono andati via con le cose di Janet. Ho sacrificato la parte più bella della mia vita, gli anni più importanti, gli anni d'oro della mia carriera, ed è così che lei ringrazia. Mamma, smettila. Se ne va senza neanche salutarmi. Non è per te che lo fa. Ma certo che è per me. Dalle un po' di tempo, ti perdonerà. Dalle un po' di tempo, ti perdonerà. Ma non lo senti quanto è stupido? Hai un sassolino al posto del cervello. Lei avrebbe l'occasione di andare in tournée come corista con Maddie Slate. La mia nuova casa. Ta-da! Nessuno la batte questa. In camera da letto. Quanto mi piace questa foto. Questo è bello. E lo mettiamo qua su. Che cos'è? Tu stai qui. Ciao. Oh, ero sicura che la mia piccola mi avrebbe accompagnata. Questa... sì. C'è qualcuno? C'è qualcuno? C'è qualcuno qui? Uccisa da tavola da stiro, ultime notizie. Vino. Nuova casa mi manda in paranoia. D'accordo.
Come ti chiami? Emily. Emily? La tua mamma è in casa? Che cosa vuoi? Che cosa voglio? Voglio solo fare un piccolo saluto a te e alla tua mamma. Sono la nuova vicina. E volevo chiedervi se potevate prestarmi un cavatappi, perché il mio è rotto. Una ragazza al 1303 si è buttata dal balcone ed è morta. Si chiamava Jennifer. È un posto cattivo. Portiere, apri. Posso aiutarla in qualche modo? Sì, è saltata la corrente, devo controllare l'appartamento. Funziona tutto qui. Che cosa vuole? Tu sei molto carina. Fammi vedere le tette. Cosa? Ma è matta! No, senti, se dovesse servirti una mano per pagare l'affitto, noi possiamo trovare un accordo, ok? Se le vado per il vestito, maniaco depravato! C'è gente proprio matta. Oh mio Dio. Le cose andranno benissimo. Andrà alla grande. C'è qualcuno? Chi c'è lì? Qualcuno! Chi c'è lì? Chi sei? Chi c'è in casa? Ho la pistola, sta attento! Che cavolo sei? Vieni fuori! Vuoi un sonnifero? Perché dovrei volere un sonnifero? Io non voglio un sonnifero. Sono molto, molto preoccupata per le mie due figlie. Thank you.
un'aria appiccicosa, eh? Scusa, però pensavo che saresti venuto. Devo fare una cosa importante, non posso venire stasera, te l'avevo detto. Mark, questo posto davvero è da brividi. È da non credere. Il portiere voleva entrare con la forza e infilava il piede perché non chiudessi la porta. E poi c'è una puzza disgustosa di... roba che marcisce. Carne morta. Di che stai parlando? La vicina dice che è morto qualcuno qui. E io lo sento. Lo sento che è morto qualcuno qui dentro. Janet, spiegami, che succede? Che hai fatto? Hai fumato? Sto bene. Sto bene. Sto bene adesso. È passato. Non so che cavolo mi è preso. Forse è solo che questo posto mi manda in paranoia. Sì, è che non mi piace. Invece ho firmato per un anno. La prima decisione che prendo di testa mia è uno sbaglio clamoroso. Va tutto bene. Non preoccuparti, ok? Ora devo andare. A presto, ciao. È stato farmelo. Ma come? Effetti collaterali sul sonnambulismo. Le controindicazioni vanno lette sempre, lo sai. Emily. Ehi, eri tu che giocavi nel mio appartamento stanotte? Giocavi con la palla nel mio appartamento? Forza, accompagnami da tua madre. Non toccarmi! Devi andare via. Oh,
Da dire su delle cuffie, sono solo... Spero di sopravvivere all'ondata di licenziamenti. Se avessi saputo che eri in arrivo, certo non avrei firmato il contratto per quel cavolo di appartamento. Non preoccuparti, tanto non è che ci paghino chissà che, no? Mm-hmm. Cos'è quel segno? Mm? Che è successo? Oh, questo... Non riuscivo a dormire stanotte. Mi sa che ho preso troppi sonniferi. Non lo so. Devo aver sbattuto contro un muro facendo la sonnambula. È un pugno questo, vero? Cosa? Ti fa pensare a quello? Se il mio ragazzo mi prendesse a schiaffi, correrei dritta alla polizia. Prima lo gonfierei di botte fino a farlo svenire e poi andrei alla polizia. Ascolta, ok? Joyce, te lo giuro, Mark non c'entra niente con i miei segni, nel modo più assoluto. Se fosse stato lui, credi che gliel'avrei fatta passare liscia? Se lo dici tu. Io non so cosa è successo, veramente. Non lo so e questa cosa mi sta facendo impazzire. Ricordo semplicemente che mi sono messa a letto ieri sera. Ho avuto degli incubi orribili. E quando stamattina mi sono svegliata ero tutta piena di lividi. Quando ti sentirai pronta per dire la verità, io ci sono. Joyce, sei la mia migliore amica, lo sai? È quella che ti ho detto adesso la verità. Mamma, c'è da fare la spesa, ci andiamo insieme? Mamma! Ma perché? Mamma, attenta. Ehi. Ciao, Lara, tesoro. Ehi. Che è successo? Oddio, non mi è arrivato neanche un tweet. Oh. Ho lavorato tanto. Cosa? Ti rendi conto che è assurdo? Per favore, svegliati. Non ho fame per niente. Io ho già una guida in stato d'ebbrezza. Va tu, tesoro, a far la spesa. No, non posso spendere i pochi soldi che mi sono rimasti. Guadagno già così poco. Ecco perché. È questa la cosa di cui ti preoccupi tanto, vero? Ti interessano solo i miei soldi. Fingevi di interessarti a me, invece non ti frega niente. Guardami! Tu non mi vuoi bene! Tu mi odi! Sei pazza! Lara, mi fai paura! Vorresti che fossi morta, vero? Mi farà impazzire, lo so. Ciao, tesoro. Com'è andata la prima notte? È stata assurda. È stata veramente brutta e non ci voglio tornare lì. Voglio tornare a casa subito. Stasera? Sul serio? Sì, stasera. Non ci torno lì, non posso. No, guarda che è meglio di no. Mamma è ripiombata nel suo delirio da psicopatica alcolista. No, per favore, davvero non ci posso tornare lì. Lara, per favore. Potrei andare a dormire in un hotel. Ma quale hotel? No, Janet. Non ho abbastanza soldi nella mia carta di credito. Quell'appartamento è veramente strano. Credi, io non ci posso tornare, Lara.
Voglio tornare a casa, ok? Voglio tornare a casa mia. E non mi serve il tuo permesso. È vero, mamma. Vorrei che fossi morta. Ciao, Mark, sono io. È tutto il giorno che non ti sento. Chiamami quando senti questo messaggio, per favore. Mi trovi ancora in ufficio. Ciao, Janet. Un secondo. Oh, ciao, Mark, ci sei? Ciao, bella. Sono appena tornato. Oh, grazie a Dio. Cioè, mi fa piacere. Quindi puoi venire da me, vero? No, non posso. Cosa? Oh, ma dai, ti prego, sii buono con me. Mia sorella ha fatto la stronza. Per favore. Ti prego. Va bene, qual era l'indirizzo? Lakeview Residence, giusto? Sì. Ok. Ti aspetto giù nell'atrio. Però, non scherzavi sul panorama? No, il panorama è splendido. Che problema c'è? È un posto stupendo. Sì, è carino l'appartamento. Questa mi piace. Ah, non volevi venire. Ho una mezza idea. Mark! Mark! Ma che cos'è? Cos'è questa puzza orribile? La senti? Mark! No!
Perché? Perché mi stai facendo questo? Com'è successo? Non lo so. È vero, allora. Cosa? Una sua amica mi ha detto che era stata picchiata dal suo ragazzo la sera prima. Dovresti andarci piano con accuse del genere. Tua sorella mi piaceva. Ti piaceva, eh? E che cazzo vorrebbe dire? Non ho picchiato tua sorella. Non faccio queste cose. Certo, non ti sei preso cura di lei, però.
Salve, sono a Lakeview Residence, sulla Jefferson, appartamento 1303. Dovrei portare via degli scatoloni il prima possibile. Scusi, non si era appena trasferita? Quella era mia sorella. Cos'è successo? Lei è morta. Pagamento in contanti? Senta, la richiamo io. Tornare più. Come hai detto, scusa? Ehi, mia sorella è morta in quell'appartamento. Sai cosa è successo? Le avevo detto di andarsene, ma non l'ha fatto. Tu come ti chiami? Emily. Ok, Emily, perché le hai detto che doveva andarsene? Una ragazza e sua madre vivono in quell'appartamento. Non vogliono condividerlo. Com'è possibile se Janet ha firmato un contratto? L'appartamento era in affitto. Senti, tu ce l'hai una sorella. Io volevo tanto bene alla mia. Più che a chiunque altro. Se sai qualcosa di quello che è successo là dentro, puoi dirmelo. Saprò mantenere il segreto. Jennifer è arrabbiata anche con te. Chi? Ehi, aspetta, di chi stai parlando? Non scappare, vieni. Emily. Mark, sono Lara Slate. Sono appena uscita dal suo appartamento. Beh, sì. Francamente è inquietante, anche se non ti saprei spiegare il perché. Ti capisco. Mai sentito parlare di una Jennifer? Magari è un'amica di Janet. No, il nome non mi dice niente. Beh, a un certo punto la casa puzzava in un modo incredibile, l'avevi notato? Sì, la puzza andava e veniva. Tubi vecchi, forse. Sì, è possibile. Comunque io ripasserò lì domattina, ho appuntamento con i traslocatori. Puoi passare anche tu? Certo, quanto ti fermi? Un paio d'ore. Non dovrei avere problemi. Se non c'è troppo traffico, arrivo. Mark? Pronto? Ok. Scusami, Lara. Ciao, non fa niente. Intanto oggi non vado di fretta. Puoi sostituirmi anche domenica prossima? Sì, non c'è problema. Mi servono un po' più di soldi. Ciao, ci si vede? Ti andrebbe di uscire? Ci vediamo un film. Abbiamo sepolto tua sorella. E già vuoi andare al cinema? Quanto puoi essere insensibile tu? Ho scritto una canzone per Janet. E voglio cantartela. No, non cantare. Sei stata gelosa di lei fin dal giorno in cui è nata, non è vero? Lei era sempre così brava in tutto. Migliore di te. Non ti avevo detto di andare da lei e riportarla a casa? Hm? Ma no, tu dovevi incoraggiarla. L'hai anche incoraggiata a buttarsi?
Tanto con te è inutile. Ci provo a parlarti, ma è impossibile. E prendi le tue medicine? Perché fai cose malate, sai? Quando non prendi le medicine. Chi è al telefono? Ciao, Lara. Mi manchi. Non voglio stare sola. Janet, sei veramente tu? Puoi venire a prendermi? Ti prego. Ma dove sei? Aspetta. Non è possibile. Oddio. Scriveva cose orribili. Sono così felice che l'hai uccisa. Qual è il problema, Lara? Qual è il problema? No. No! Sono tua sorella Janet? Ogni cosa era per Lara. Sono in un appartamento a Jefferson Avenue. Sono stata aggredita. L'aggressore è ancora lì? Non lo so. Una pattuglia sta venendo in suo aiuto. Vuole che resti in linea finché non è arrivata? Sì. Mi scusi, ho molta paura per la mia vita. Cerchi di stare calma. È ferita? Non lo so. C'era qualcuno nell'appartamento. Mi ha aggredita in camera da letto. Uomo o donna? Senta, io non ho visto nessuno. Era come una... una forza. Una forza? Che vorrebbe dire? Non lo so, sono stata scagliata addosso alla parete. Per il poco che può valere, vorrei farle un po' la storia di questo posto. Nel corso degli anni qui sono morte 4 persone con sua sorella. Tutte donne sotto i 30 anni. Il 15 maggio dell'anno scorso, Sean Williams, 27 anni, si è buttata o è caduta dal balcone dopo 4 giorni qui. 3 anni fa, il 30 novembre, Dana Bauer, 28 anni, si butta o cade dal balcone dopo 3 giorni che era qui. Non so cosa sia successo a sua sorella, ma le cose non cambiano. Dopo 2 giorni che è arrivata qui, è morta cadendo giù dal balcone. Da quello che ci risulta, le donne non si erano mai incontrate, non si conoscevano e non avevano nulla in comune, se non questo appartamento. E gli appartamenti non uccidono. Le persone uccidono. Perché nessuno mi ha detto queste cose dopo che Janet è morta? Avremmo dovuto dirgliela, è vero. Ma non ci sono più indagini in corso su nessuno di questi suicidi. Mia sorella non si sarebbe mai suicidata. Per caso lei fa uso di droghe? Cosa? Qualunque tipo di droga. No, perché mi sta chiedendo questo?
Non aveva detto che erano quattro le persone? Sì, non le ho parlato della prima di loro. Quello fu un chiaro caso di omicidio-suicidio. Eccola qui, Mary Logan, stimata insegnante di scuola. A causa di una controversia con alcuni genitori, perse il lavoro e poco dopo perse la casa in un doloroso divorzio. Così Mary si trasferì qui con sua figlia Jennifer, che aveva 12 anni. Mary diventò una prostituta alcolizzata e Jennifer si trovò a soffrire indicibili abusi per anni. Finché, il 17 settembre di 20 anni fa, i vicini protestarono per una orrenda puzza che proveniva dall'appartamento. Quando l'ufficiale sanitario arrivò per indagare, Jennifer scelse di morire buttandosi dal balcone. La polizia trovò il cadavere putrefatto della madre dentro l'armadio a muro. Ora, qualcuno di questi nomi le è familiare? Sta scherzando, spero. Pensa che avrei permesso a mia sorella di trasferirsi qui se avessi saputo queste cose. No, credo di no. Classificherò il caso come intrusione domestica. Lei però non ha visto nessuno. Mi sembra che stia meglio adesso. Dovrei tornare in centrale per la fine del mio turno. Ma le darò volentieri un passaggio. Oh, no, non serve. Ci manca solo che torni a casa all'alba accompagnata dalla polizia. Abito con mia madre. Stia bene, signorina Slade. Sapevo di trovarti qui. Ciao. Senti, scusami, non intendevo accusarti di... La polizia ne parla come di un suicidio e questa è un'idea che io proprio non riesco ad accettare. Mia madre ci ha fatta impazzire, ma non fino a questo punto. Neanch'io credo che sia un suicidio. Dici sul serio? Quella notte, mentre uscivo dal palazzo, ho sentito un urlo e ho visto una persona che lottava con Janet sul balcone. Ma potrei sbagliare. È stato appena un attimo, era buio. Gliel'hai detto alla polizia? Sì, e mi hanno detto di non parlarne con nessuno. Ma l'ho appena fatto. Perché te ne sei andato nel mezzo della notte? Mi piace svegliarmi nel mio letto. È quello che dicono gli uomini sposati. Tu lo sei? Sono separato. E ho un figlio. Ti importava qualcosa di lei? Sì, certo. Era un rapporto che stava nascendo. Stavamo iniziando a conoscerci, ma tenevo molto a lei. Janet era convinta che qualcuno potesse entrare nell'appartamento. Sentiva rumori, aveva intravisto persone, perciò diedi un'occhiata in giro. Ma non c'era niente, nessuno, e l'unico accesso all'appartamento era dalla porta d'ingresso. Sì, beh, comunque penso che mi ci trasferirò io. Un bel coraggio. C'è qualcosa di strano in quell'appartamento. Non è una grande idea fermarsi lì da sola. Senti, io devo andare. Perché non passi stasera? Così ne riparliamo. Fatti un giro. Janet sapeva che tu eri un poliziotto? No. Qualcun altro sapeva che avresti passato la notte al 1303? No. Perché queste domande? Che c'è? Sono indagato adesso. Intanto il giudice ci ha autorizzati a controllare il tuo telefono. La notte in cui Janet Slade è morta hai ricevuto un SMS che diceva dove diavolo sei. Era di tua moglie, vero? È possibile che ti abbia seguito e che abbia affrontato Janet quando sei uscito? No, non le frega niente di quello che faccio. Basta che ogni mese le dia i soldi per mio figlio. Abbiamo finito? Perché ti sei visto con Lara Slade? Mi state pedinando? Teniamo lei sotto controllo. Per quale motivo? Per quale motivo? Hai detto d'aver visto due donne sul balcone, o sbaglio? È scritto nel tuo rapporto.
Vuoi andare a vivere dove tua sorella è morta? Cos'hai nella testa? Ho preso la mia decisione. Me ne vado. Ah, d'accordo. Beh, buona fortuna, figlia mia. Hai talmente buttato via la tua vita fino adesso che sono impaziente di vedere come va a finire. Non torno a dormire stanotte. Va bene, va bene. Cos'è che vuoi, Lara? Vuoi che ti paghi quel college o quello che è? Te lo pago, sì, va bene. Tu intanto resti qui finché non cominciano i corsi, ok? È inutile che ci speri, mamma. Io non posso rimanere sola. Non ho nessuno, non lo capisci? Al momento nemmeno un fidanzato. A parte questo, chi mi porta in macchina? Dovrei spendere i miei soldi tutti in autisti. Potevi pensarci prima di beccarti una guida in stato d'ebbrezza. Ti voglio bene. Sei la mia bambina. Ma non voglio che te ne vai. Vattene via, allora! Qui però non ci metti più piede! Mai più! Bevuto abbastanza? Fa freddo qui. Ho provato a chiudere la porta finestra, ma non scorre. Lo sai? La ragazzina della porta accanto dice che una madre e una figlia vivevano qui e ora non vogliono che venga più affittato. Dice che aveva detto a Janet di andare via. Non ha nessun senso. Sì, lo so. Vent'anni fa una madre e una figlia vivevano qui. La figlia impazzì e uccise la madre. Poi la nascose nell'armadio. Visse con il cadavere per 6 mesi finché un giorno non si buttò giù dal balcone. Una pistola? Dimmi perché ce l'hai. Sono un poliziotto sotto copertura, ok? Ma che cazzo? Si può sapere che significa? Niente, non significa niente. Mia sorella è morta in questo appartamento e tu... Vuoi stare ferma? Mettiti seduta e calmati, ok? Janet non sapeva che io sono un poliziotto e io non c'entro niente con quello che è successo, ma voglio scoprire la verità esattamente come te. Stai bene? No, non sto bene per niente. Vuoi che me ne vada? No, non voglio che tu te ne vada adesso. Troppo comodo. Sistemati per la notte sul divano e proteggimi. Thank you.
Senti, sì, sono Mark. Sì, lo so. Sì, non ho potuto. Digli che mi dispiace e che andrò a prenderlo a scuola oggi pomeriggio, va bene? Sì. Cazzo. Ehi. Devo andare. Tu resti qui o vuoi che ti dia un passaggio? Sto bene. Io resto qui. Come vuoi. Ci vediamo stasera. Ma è meglio che lasci questo posto. Restare qui non ci aiuterà a capire cosa è successo. Devi pagare l'affitto. Addio. Sono il portiere. Devi firmare il contratto. Se vuoi restare, devi pagare. Come ha fatto a entrare? Non sa che è illegale entrare quando l'affittuario dell'appartamento è in casa? Non hai contratto, perché sei qui? Mia sorella Janet l'aveva firmato un contratto. E aveva pagato l'affitto per un mese. Comunque, pagherò per un nuovo contratto, ma lei deve andare via. Io sono qui adesso. Firmami un assegno. Devo bere un bicchiere d'acqua. Se ti serve aiuto per pagare, possiamo trovare un accordo. Non mi serve nessun aiuto, voglio solo che lei vada via. Salve. Dovremmo fare due chiacchiere. Sua madre ha chiesto un'ordinanza restrittiva nei suoi confronti e la sua dichiarazione giurata è piuttosto inquietante. Ha mai chiuso a chiave sua madre in una camera? È questo che ha dichiarato? Ha detto anche che lei l'ha picchiata in diverse occasioni. Mia madre è una bugiarda compulsiva, direbbe qualunque cosa per avere quello che vuole. E cosa vuole adesso? A parte una schiava, che non mi trasferisca nell'appartamento 1303. Non saprei come darle torto. Perché? Beh, lei corrisponde perfettamente al profilo delle donne morte lì. Non riesco a capirla, sa. L'altra volta ha detto, gli appartamenti non uccidono, le persone uccidono. E adesso dice che l'appartamento c'entra con la cosa. La notte che è morta Janet, lei dov'era? Non posso credere che mi chieda questo. Mia sorella non si è suicidata, lo so. Ma riuscirò a provarlo. Won't you be my cemetery valentine?
of time. My cemetery valentine. Amore mio, sarà un successo. Sarà un successo. Janet parlava di una madre terribile. Mettiamola così. Mio padre si è risposato di recente. Quando l'ho chiamato per dirgli di Janet, ha detto che non sarebbe venuto al funerale perché c'era la possibilità di incontrarla. Carino. Ma... parli del diavolo? Cosa vuoi, mamma? Devi tornare a casa. Non riesco a dormire sapendo che sei lì. Dovevi pensarci prima di chiedere un'ordinanza restrittiva. Parlarti. Non ci posso tornare a casa. Se vuoi parlare con me, sai dove trovarmi. Madri, eh? C'è puzza, senti. No. Secondo te i fantasmi possono interagire con noi? Francamente, non lo so. Senti, sono ubriaca e tanto stanca. È meglio che vada a dormire. Grazie per la tua protezione. È un piacere. Dormi bene. Lara. Devi andare via subito prima che uccida anche te. Guarda che non c'è nessuno. Ho visto una persona. Cosa? Ehi. Oddio. Non c'era niente, Lara. Sono pazza. Vedrai, andrà tutto bene. Mia madre ha ragione. Se davvero vedessi cose che non esistono. Ehi, guardami. Lara, ascoltami. Tu devi riposare, ok? E domani andiamo via da qui. D'accordo? Sono di là sul divano. Io l'ho vista. Thank you.
Sì, ho ricevuto il messaggio. No, non posso venire. Oddio santo. Sì, infatti sono al lavoro. Non ti azzardare a prenderlo tu, no? Lo prendo io a scuola. Ok, d'accordo. Puoi passarmi, John? John, Mark, come procede? Sì, sta dormendo. La incriminerai o no? Serve scappare, dolcezza. Emily, aiutami! Io dico alle persone di andarsene, ma nessuno mi dà retta. Non può essere vero. No! Aggredirti. Tu! Sei stata tu! Hai ucciso Janet! Sei stata tu! Tesoro, tesoro, dammi quel coltello. Ci sono io, dallo. Dammi quel coltello. Sei stata tu! Dammelo. So che è difficile credermi, ma io non ho ucciso nessuno. Jennifer Logan e sua madre sono ancora in questo appartamento e uccidono. Sono tutti morti su questo piano. Gli appartamenti non uccidono, Lara. Le persone uccidono. È ora di andare. Coraggio, andiamo via da qui. Uno, due, tre. Hai il diritto di rimanere in silenzio. Qualsiasi cosa dirà potrà essere usata contro di lei in tribunale.